Allora, eccomi qua. Di più non posso muovermi, sennò qua, se continuo a sgommare, mi avvicino troppo alla rete. Sta tutta storta la cisterna, c'è il pericolo che tocca la rete dall'altra parte. Aspettiamo che si ghiaccia. Ho già scavato qua in mezzo, ho scavato il percorso da fare, però è ancora troppo morbido. Aspettiamo che si ghiaccia. Stiamo già a 0 gradi, credo. 34, no, 1 grado. Vabbè, aspettiamo un altro po'. Allora, buongiorno, buongiorno. Ho trascorso la notte sul camion perché su questa salitella ho iniziato a scivolare. Anche tutti i blocchi dei differenziali, niente, è iniziato ad andare all'indietro e sono riuscito a fermarlo prima che si girasse completamente su se stesso. Questa è una strada privata e il mio capo non ha trovato nessuno per venirmi a prendere perché era tardi. Il camion non lo possiamo lasciare da regole della ditta perché parte che sta bloccando la strada. Insomma, morale della favola, sono 17 ore che sto qua. Adesso dovrebbe arrivare la ruspa con i cingoli per tirarmi via. Stato d'animo misto tra l'incazzato e il depresso, depresso, affranto, così un po' triste. Devo fare un bel discorso al mio capo. Questo inverno è stato, e ancora abbiamo tutto gennaio davanti, questo inverno è stato disastroso per le mie finanze. Allora adesso cambiano le cose e lo dico, devo essere pagata ore, perché non è giusto che esco fuori col camion 14 ore e poi non è colpa di nessuno, non è colpa nemmeno sua, però. Se vuoi fare l'imprenditore ti assumi i rischi. Io esco fuori 14 ore e devo essere pagata ore, perché se magari faccio un carico solo perché è successo qualcosa, devo essere pagato. Ovviamente qualcosa che non dipende da me. Se tipo andavo veloce e sono andato a finire dentro al fosso, cazzi miei, e non vengo pagato. Ma se, come in questo caso, uno ci prova uguale a prenderlo il petrolio, perché questi spingono, prendi, prendi, prendi il petrolio. Non il capo, i produttori. Allora è giusto che se io rimango bloccato, è giusto che io venga pagato ugualmente. Tanto se me ne vado, altri autisti non ce ne stanno e costretto a ridare indietro il camion, se no c'è un camion fermo sul quale fai pagamento. Diciamo che gioco le mie cartucce. Se mi dovesse dire di no, mi metto a fare il camionista su strada, basta petrolifero. Stanno assumendo una ditta qua, la Grondike, che è una ditta grossa che porta carburanti. E quelli oltretutto non conoscono crisi come il petrolifero, che praticamente qua, da quando si è abbassato il prezzo del petrolio, molti pozzi sono stati chiusi in attesa che il prezzo risalga e noi abbiamo meno petrolio da trasportare. Certe giornate c'è poco da fare, rientri a casa che hai fatto poco, non si può andare avanti così. Me ne vado su strada dove vieni pagata ore, e dove il lavoro è un po' più garantito. Vabbè, va. Da oggi cambiano molte cose. Da oggi cambiano molte cose. Poi stanotte faceva meno 10, meno 12. Dormire sul camion senza cuccetta, sul sedile, col motore acceso, per carità, poi sono crollato, ho dormito uguale, però ho la schiena tutta squadricchiata. Va bene, ciao. Oh, eccolo che arriva, va. Dopo 19 ore qualcuno mi viene a salvare. Vabbè, vado a vedere che mi dice, va. Sono un po' arrabbiato. Un pochino. Ora, questa è la ruspa. Questa è la ruspa della ditta che produce il petrolio. Domanda. Questa pulizia delle strade non la possono fare prima? Tante cose cambieranno da domani. Buongiorno, buongiorno a tutti! Oggi è 31 dicembre, qui sono le 3 e un quarto di pomeriggio e si lavora! Perché? Perché tra rotture dell'altro camion, neve e bloccaggi vari in mezzo al fango, va a finire che vado a suonare la chitarra sotto la metropolitana a Piazza di Spagna per racimolare i soldi che ho perso.
Allora, qua dove sto? Vediamo un po', fammi scendere dal camione. Adesso sto guidando l'altro camion che pare che vada bene. Allora, qua sto in Oklahoma, c'è un po' di vento e sto in mezzo ai serbatoi dell'acqua, qua ai serbatoi del petrolio. Qua viene estratto un petrolio nerissimo, proprio nero, 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 nero come è di solito il petrolio nell'immaginario collettivo. Vediamo un po'. Proprio no, nero zozzo, lurido. Di solito quello che dove carico io nella zona dove sto io è un po' sul verdognolo, giallognolo trasparente. Dunque, qua abbiamo il petrolio e lì abbiamo l'eolico. Tocca lavorare anche perché domani riniziano le scuole, 1º gennaio, strano, eh? Qua in Texas riniziano il 1º gennaio, niente ponti, niente cose, qua si studia e si lavora. Ci sono tante cose che bollono in pentola a seguito dei recenti avvenimenti. Ho preso delle decisioni che ancora non vi dico perché, sebbene mi abbiano già confermato che non c'è problema, ma mi piace poi dire, scendere nei particolari quando è tutto pronto e confermato e straconfermato. Va bene, scusate ancora se non vi ho fatto il balletto happy, ma sono un ciocco di legno. Ho cambiato cappello, non ho più quello da cowboy perché questo è più largo e ci posso mettere più roba sotto, mentre quell'altro era molto stretto e qua adesso stiamo sui meno 2 gradi, oggi si sta anche abbastanza bene. Quando comincia a picchiare meno 10, meno 12, come ha fatto gli altri giorni, mi metto il Mefisto, il doppio cappello, il doppio e triplo cappello. Va bene. Allora, vi volevo salutare, vi volevo augurare buon 2016. È un anno che nella mia testa promette bene. Speriamo che le cose maturino come desidero e anche a voi spero che le cose maturino come desiderate voi. Va bene, un saluto, ciao a tutti, ciao. Stiamo arrivando a Aubena, Aubena in mezzo alle montagne. Un paesino, una cittadina in mezzo alle montagne. È la prima volta che vengo qua a fare questo cliente. Venuto anni e anni fa quando consegnavamo i mobili nei vari negozietti. Un po' strettina, eh? Adesso abbiamo scaricato anche la batteria. Un tornantino.
al negozio lì, Chateau d'Ax, ma sono qua nella zona industriale, c'è un bailame, c'è, mi giro tutti a fare le compere di Natale, non ho neanche messo la cintura. Adesso andiamo in giù, dovrò cercarmi un supermercato e niente, dai, per domani vediamo. O stasera o domani mattina, se no vado a casa dritto. Niente prodotti francesi sulla tavola di Natale. No, almeno trovare le ostriche. Amici, allora ho fatto la spesa, ho comprato scampi, aragoste, ostriche, poi ho preso un po' di burro salato, burro de Visel, e dovevo prendere i granchi ma non c'erano. Magari li prendo settimana prossima. Ma cosa ho preso? Ho preso tac tac tac. Ah sì, beh, vabbè, dopo mi sono preso roba che sono dei biscotti che mia moglie gli piace mangiare la mattina quando fa colazione, sul burro, la marmellata. Si chiamano cracotte. E dopo ho preso più che cosa, Alzheimer proprio qua. Sì, comunque ho preso i citrioli, qua ce li fanno piccoli, sono buoni, non si trovano in Italia, e le ostriche, basta. Un po' di formaggio, perché formaggio Chaussemoine, formaggi che non piace, che non trovo in Italia, e basta, tutto lì. Poi il resto facciamo in Italia per Natale. Vabbè, qui ormai viaggio va a termine, perché è tutta autostrada, andare su al tunnel, quella lì la conoscete, si arriva al tunnel del Freios, poi Susa e Milano Torino. Va bene, ci aggiorniamo dopo quando siamo al tunnel. Eccoci arrivati all'autoporto di Susa. Buongiorno amici. Allora, siamo a Susa. Mi sono appena alzato,
Dovrei andare a bere il caffè. Ecco fatto, caffè bevuto. Ho fatto il giro col camion, era aperto, sembrava chiuso, invece era aperto. Andiamo giù, recuperiamo il telefono. Sono quasi le 9. Facciamoci sti 204 chilometri. C'è qua un paio di turchetti che si faranno il Natale qua, penso, perché sono giù ancora con le tendine tirate, quindi il resto del parcheggio è vuoto. Chiodo, sono a Borgodale, ho appena finito di messaggiare con te, questa qui è la nebbia che ho io, tra un po' incrocerò quella, la 26, no, la 26, no, cos'è, aspetta, mi è arrivato un altro messaggio da te, vediamo un po' cosa dici, KK, sono qui, ho appena passato Borgodale. Tra un po' arrivo a Santià anch'io, probabilmente quando io passerò da Santià te passi sopra il ponte, se senti una strombata sono io, ma la nebbia non è forte, dai. Barriera di Milano Ghisolfa. Ed eccoci arrivati in Milano Meda, c'è cioè il motociclista pazzo. Che maniera di passare in mezzo alle macchine, a chiodo, esce. Amici, siamo usciti Cormano, adesso prendo la Milano Meda e arrivo a destinazione, cioè in ditta, mica destinazione, arrivo alla base, quindi il viaggio termina qua, vi auguro di passare buone feste, pace e salute, ci vediamo alle prossime, ciao, bye. Buongiorno, la prima settimana dopo Capodanno, dopo i feri di Natale Capodanno, la prima settimana di gennaio. Ieri ho caricato in Francia, sul nord della Francia, per andare a scaricare stamattina a Rexham. Ho fatto una video di questo. Allora stamattina alle 10:15 sono partite da Rexham, vuoto, e adesso sono in direzione di Nottingham per andare al lavaggio di Nottingham che si trova sulla vecchia A1. Da Rexham a Nottingham è 190 km.
cette allure la foule et le sourire qu'il arbore en dit long sur la joie qu'il a mis. Il s'entretient ensuite avec ses atouts, puis réunit tous les joueurs en cercle autour de lui et distille ses premières consignes. Pendant tout l'échauffement, Zidane, main dans les poches, au clair, mais n'intervient pas. Mais pour l'instant, d'être footballeur reprend vite le dessus lors des jeux avec ballon. Au milieu des joueurs, Zidane déclenche sa première passe, interpelle, replace, applaudit les belles actions. Seul l'attaquant espagnol resté aura droit à un petit échange avec le français. Pas de geste ou de mots particuliers en revanche pour Karim Benzema ou Raphaël Varane, ni même pour la star portugaise Cristiano Ronaldo. Ho fatto il lavaggio già alle 15:25 qui. Ho messo 2 ore e mezzo per lavare un zucchero. Ma lavate 45 minuti, più di un'ora per asciugare la cisterna. L'altro ha voluto asciugare 3 cisterne insieme. Con il piccolo tubo di compressore per asciugare il cisterna. 3 insieme non va. Così, non posso dire niente qui, eh. Ho sempre ragione. No, siamo sulla A1. Vicino di Doncaster. Dove andare a caricare a Cantley, a Norfolk, lì, a 260 km da qui, dove caricare per non so dove, perché non ho ricevuto ancora le ordini di caricare. Thank you.
arrivato qui alle 7 stasera. Sono fermato qui, c'è un parcheggio a 10 minuti dalla fabbrica, poi lì davanti da me c'è un collega della Citra che era. Abbiamo parlato un poco, come dice, abbiamo fatto qualche parole e poi adesso è le 9:30. Ora dovevo andare solo a caricare verso le 8:30. Fa solo 7:30 sul tempo inglese. Dovevo caricare domani zucchero per la Germania, per Mannheim in Germania. Per scaricare venerdì mattina, come c'è poco di lavoro per il momento, molto calmo con il silo. Penso che dovrei andare di là e scaricare venerdì mattina. Fare il turista fino lì. Ok. Allora, adesso vado a dormire. Ciao, buonanotte a tutti. A domani mattina. Ciao, ciao. Riguardo al digitale, no? Ce ne sono in giro tre versioni, questo sono sicurissimo, perché solo che nella mia ditta ci sono già, no? Tre tipi, tipo il mio collega c'è il primo tipo, io c'ho il secondo e gli ultimi camion recenti che ha preso c'è il terzo modello. Allora il primo, se tu fai mezz'ora di sosta te la segna e tu puoi fare un quarto d'ora dopo, te lo segna e fai 45 ed è sbagliato, completamente fuori luogo. E non so come sia ancora in giro quel digitale lì, perché calcola in errore praticamente, non calcola giusto. Poi c'è il mio modello che invece calcola giusto, nel senso che tu, se tu stai fermo mezz'ora, lui ti marca, ne considera soltanto un quarto d'ora, soltanto 15 minuti ti restano memorizzati di sosta, com'è per legge, no? Poi c'è l'altro modello che c'è la regola del minuto. Praticamente io, il mio modello, il modello prima del mio, se stiamo in coda ci mangiamo i minuti come il pane, no? Come il pane a mezzogiorno. Mentre l'altra versione, l'ultima che c'è adesso, praticamente se fai uno spostamento di meno di, mi sembra, adesso non ricordo, 30-40 secondi, non ti marca niente, rimane in sosta. E quindi a fine giornata, se tu fai un viaggio insieme a lui, a me è già successo di andare sopra la Svizzera insieme a un collega, siamo arrivati a Berna, che abbiamo finito le ore di impegno, non di guida, e lui aveva 45 minuti in più di guida da fare, gli avanzavano, mentre a me mi mancavano, eppure abbiamo fatto la stessa strada, lo stesso percorso, uno dietro l'altro. Molti dicono che hanno messo questo digitale per la concorrenza sleale, perché c'è chi faceva avanti e indietro e faceva due viaggi e tu ne facevi uno, non è giusto, concorrenza sleale. Quell'altro fai un viaggio insieme a lui fa 50 minuti di strada in più, fare lo stesso viaggio, e allora la concorrenza qua
non c'è più, cioè allora non è più il discorso di concorrenza, qua è il discorso andiamo avanti così. Perché io per 50 minuti spesso e volentieri devo dormire fuori, 50 minuti è come se commetti un omicidio, nelle sanzioni qua dell'articolo 561 qua, della legge 561, fare 50 minuti più di guida c'è l'impiccagione. Se non vuoi fare concorrenza sleale, metti un digitale, fallo una volta per tutte come si deve. Tra l'altro la terza versione, l'ultima, non va neanche a salire le ore, vanno a scalare, ti segna anche quando finisci l'impegno, ti segna quando finisci le ore settimanali, cioè è fatto un po' più a modo rispetto al mio, rispetto al primo proprio c'è un abisso, no? Scusate, oggi un po' così, sono un po' elettrico. Ogni tanto qualche sfogo ci vuole. Allora, colgo l'occasione per salutare Mattia, e lo saluto e gli auguro un buon tutto, di realizzare tutto quello che desidera e di tenere duro. Tieni duro, Mattia. E poi un abbraccio e un bacione a Maya, che ho saputo tramite email che è andato tutto bene. Quindi un grosso abbraccio e un bacione a Maya. Ciao a Maya e a Marco. Ciao. Qua il mio viaggio, semmai ci vediamo domani mattina, tanto arriverò lì, credo di fermarmi lì a Incisa, mangio, bevo e dormo lì domani un altro giorno, può darsi che ci si veda domani, ok? Buona strada a tutti e occhio vivo, sempre, ciao, bye. Buongiorno a tutti. Risposta, diamo una risposta a Daniele. Daniele dice che ci segue sempre, e, ma questa spiegazione, questa risposta, la segretaria dice che è mesi che è in attesa e nessuno ha mai risposto. Vabbè. Cosa vuol sapere Daniele? Praticamente voleva sapere la differenza tra un cambio automatico e semiautomatico. Allora, cominciamo col dire quali sono le definizioni per dire cambio automatico. Cambio automatico è un cambio che praticamente non usa la frizione per cambiare, ossia la frizione esiste ma è automatizzata e cambia le marce automaticamente. Questi cambi automatici ce ne sono diversi tipi, non è che ci sia dire automatico cambi sono parecchi tipologie di cambi. Allora, il più, diciamo, più vecchio, più quello che si è sempre usato fin dall'inizio, è quello di derivazione americana. Un cambio idraulico praticamente, un cambio con un convertitore idraulico, ossia il collegamento tra la trasmissione e il motore non avviene con una frizione normale, ma avviene con un, diciamo, un giunto idraulico, chiamiamolo così, no? Un convertitore di coppia, ossia che la spinta alla trasmissione viene data da questo convertitore idraulico. Ha degli ingranaggi diversi da un cambio normale, ingranaggi che un sistema diverso di ingranaggi rispetto a un cambio normale, ha sempre la cambiata di marcia, ma è un funzionamento molto diverso come ingranaggi. E il moto è trasmesso appunto da idraulico. Questo è il cambio un po' più il vecchio tipo, che oramai non si usa, si usa pochissimo sulle auto, alcune macchine di alta gamma hanno ancora questo tipo di cambio,
però è un cambio che si usa pochissimo sulle auto, appunto, ma viene usato su tutti i pullman indistintamente, su tutti i pullman urbani. Perché questo? Perché questo cambio qua idraulico permette una partenza più dolce e un sistema diverso, sia meno, non ha quell'usura della frizione come su un cambio normale. Quindi sui cambi urbani, pullman urbani che si devono fermare e partire ogni, diciamo, 100 metri, è più idoneo questo cambio praticamente idraulico. Attualmente questo cambio sulle vetture quasi si usa pochissimo, nel senso che oramai si usa sulle auto e da un po' di anni anche sui camion, anzi sui camion pesanti quasi tutti sono robotizzati, automatizzati adesso, sia il cambio robotizzato. Questo cambio robotizzato è un cambio normale, non è un cambio come quello idraulico con i gas diversi, è un cambio normale, con gli alberi normali, come se fosse un cambio normale, però gestita elettronica, quindi l'elettronica gestisce sia il cambio di marcia e sia l'attacco della frizione. Questo è il cambio automatizzato che è su tutti i camion e le auto che hanno il cambio automatico in questi ultimi anni. Poi il cambio automatico attualmente, diciamo da qualche anno sui mezzi pesanti e da un bel po' più di anni sulle auto, si usa il doppio frizione. E dopo frizione non è altro che un cambio normale come quello robotizzato, come ho detto poco fa, solo che è predisposto con due frizioni. A cosa servono queste due frizioni? A preparare inserita la marcia. Quando c'è il cambio di marcia, la frizione che in quel momento è staccata, non è usata, predispone la marcia successiva, in modo che al cambio, sia quando c'è la linea dell'ordine del cambio di marcia, fa sì che stacco una frizione e attacca l'altra, la marcia è già predisposta. Cosa succede con questo tipo di cambio? Che il cambio di marcia è molto più velocizzato e a meno fermo, a meno riduzione di impatto, si sente meno la cambiata, in poche parole, quindi la cambiata è più veloce. Questo cambio sui mezzi pesanti non è troppo su sulle macchine, appunto, già da un po' di anni. Sui camion da qualche anno, forse il primo a introdurlo è stata la Volvo, se non sbaglio, però adesso sta un po' su tutti i camion, invece di usare il camion robotizzato normale viene usato quello dopo frizione. Poi se andiamo a guardare c'è anche un altro tipo che sui camion è mai stato usato, che è il CTV, che è usato più che altro un variatore continuo, che era usato anni fa sulle auto, adesso quasi in disuso questo tipo di cambio qua. I cambi sono praticamente 3-4 tipi se contiamo i CTV. Questi sono i cambi automatici che si usano attualmente. Ciao a tutti amici di Trucks on the Moor, mi chiamo Jerry, faccio il camionista in Inghilterra. Sono di origine siciliana e vivo dal 2012 in Inghilterra. Purtroppo a causa della crisi che non trovavo più lavoro in Italia mi sono dovuto trasferire qui. Voglio salutare tutti, Bancomat, Chiodo, Iron Dog, Spinotto, Bomber, seguo sempre tutti i vostri video, continuate così, siete grandi. Saluto tutti, ciao. Buona strada, occhio vivo sempre, ciao, bye.
pronti, partenza e via. Si parte, si va in Francia, sotto Parigi, 150 km a sud di Parigi, anche 170, a Auxerre, poi Auxerre, Nemours e Orléans. Adesso ci mettiamo in strada, vediamo di mettere anche la cintura, va? Vediamo di attaccare la cintura e poi via. Pioggia si sta trasformando in neve. Più si sale e più si anneva. E i camion che arrivano di fronte c'è sulla neve sul muso. Siamo dietro i potenti mezzi operativi dell'ANAS. Grazie.
Ma io non li capisco, fanno le gallerie a tanta all'ora, poi arrivano fuori dalla galleria e vanno su piano piano. Ma che pecore ostre! La neve e di qua pioggia.
prossima uscita è la mia. Qua ci sei una nord, un paio di chilometri dovrebbe essere. Ci ero già andata una volta, non è che me lo ricordo tanto bene, adesso. Vabbè. Magari mi viene in mente mentre ci vado. Per fortuna la nebbia che doveva essere visibilità 70 metri è solo schia alta, meno male, meno quello. Meno quello. Ma l'orario è buono, quasi mezzogiorno, quindi si alza. Stamattina qua sarà grigia. La nebbia è grigia. Vabbè, a dopo. Vita dentro là, eh. D'altronde uno non va più in un posto per tanto tempo. Suona il citofono non risponde nessuno, il cancello è aperto, c'è un camion dietro che suona, che rompe le balle, io sono entrata. L'appesa? Non mica fatto. Pazienza! Ma l'appesa poi non ho neanche capito dove era. Fa niente. Hanno scaricato e caricato lo stesso quante buche che ci sono qua a Pieve Sestina. Poi dovevo andare a fare le bolle, ma ho detto, è l'ultimo cancello. Sì, sì. Non ho capito neanche qual è l'ultimo cancello. Uno, come fai a sapere qual è l'ultimo cancello se non c'è scritto ultimo cancello? Comunque la guardia era molto gentile. Mi ha spiegato lui come fare. Mannaggia, adesso qua l'autostrada dove la si va a prendere? Autostrade, ma sarò rimbambita, dritto. Ah, c'è parola, ecco, ho visto. Vabbè, Lady Beam, come mi chiamavano una volta, ha colpito ancora. Importante uscirne vivi e col carico. Stati gentili, bravi, bravi, bravi. Ah, mamma mia. Mi sta qualche buchina qua, eh. Ed è una Nord Station. Thank you.
Fermata qua la pioppa, adesso togliamo le somme e vediamo. Totale sono 2, 3, 4 ore e 7 minuti. Le pause da 4 ore ne ho. Aspetta di qua, aspetta di là, però da mezz'ora non ho neanche una. Quindi adesso ci facciamo la nostra bella mezz'ora di pausa. Mangio qualcosa, vado a bere il caffè e poi si riparte, si fa l'ultima consegna. Meno male che è uscito il sole, ci voleva. Cioè qua c'era anche prima il sole, era giù di là che c'era un po' di brutto tempo. Ah boh, a dopo. Ciao, buongiorno. Allora, lunedì mattina alle 7:20 della mattina. Ho giusto finito i 45 ore, adesso me ne vado in direzione di Mannheim in Germania. Fa freddo stamattina, sono arrivato qui alle 8 e alle 8 fa meno 4, adesso meno 2. Ok. Andiamo. C'è un poco di neve.
noi siamo alla Citroën in Belgio, siamo solo a 50 km del mare, del mare del nord, lì quando c'è la neve non è più lontana che un giorno o due giorni all'anno. Quello di Mesossi. Uscita di Podolsk. Un chilometro dalla confine. Ma qui siamo a un punto di tre confini, Francia, Belgio e Lussemburgo. Lussemburgo. Ho pulito un po' le finestre qui con il sale, fa male agli occhi. Allora, ho fatto il pieno lì a Rodange, poi sono venuto qui a 2 km di là per fare la sosta, faccio una sosta di 45 minuti perché c'è 4 ore e 6 minuti che io guido. Voilà. Allez, à dopo. Ciao a tutti! Eccoci di nuovo. L'unico modo di fare riprese di giorno è lavorando la domenica. Siamo qua, tra l'altro, un rimorchio bianco.
l'avevo mai preso. Questi sono i primi segni della FedEx, che la TNT è stata praticamente venduta a loro. E sto controllando tutto, che sia tutto a posto prima di andare via. Sono le 13 di pomeriggio, domenica, come ho detto. Questa è la targa, tutto quanto. E loro sono stati praticamente venduti al 100%, credo, la il vento che fa a paura, alla FedEx. E iniziano a mettere questi rimorchi bianchi. Infatti questo è il primo che lo prendo. Andiamo! Le indicazioni qui mi hanno detto devo prendere per Rochester. Non sono mai venuto in questo posto qua, quindi per me è nuovo. Prima l'avevo detto là che c'era la luce del sole, ma per modo di dire è grigio. Sa che devo girare qua ora. Sì. Prima dicevo di girare qui a destra, ma lì non posso girare perché ho visto c'è là il divieto. Passiamo di qua. E boh. E ora bisogna cercare. Poly pipe. È questa. E devo cercare qualcosa che si chiama All Saints. Più avanti ancora, ma ah, ecco, lì c'è un trailer, sarà quello laggiù, guarda.
Io penso sia quello lì, però boh. Se non è qui c'è da fare un bel pezzetto di marcia indietro. Ah sì, è qua, è qua. L'ho già aperto, eh. Dice ha cancellato il carico e non c'è il carico. Non c'è il carico, ha cancellato, però a quanto pare il suo responsabile ha scordato di chiamare la TNT per cancellare. E boh, non so che cavolo è successo. Fatto sta che non c'è il carico. Il rimorchio lì è vuoto. Mi ha detto se vuoi scambiare l'arancio per quello bianco, però il carico non ce l'ho. Mi ha chiesto 5 minuti per andare a sentire il suo responsabile. Lo metto lì accanto a questo e chiamo la mia dieta. Carico d'aria. Oh, facciamo uno squillo ai capo. Dopo un'ora la possiamo andare via. Facciamo un giro tondo, va? Andiamo, vai! Ora abbiamo 300 km in su. 300 in giù. Ciao, vai! Poi mi chiedi per l'appunto la differenza tra l'automatico e il semiautomatico. Questi cambi automatici possono essere usati anche in modo manuale, ossia io posso predisporre in automatico e cambio le marce automaticamente. Se invece uso manualmente sia il cambio di marcia, lo faccio con una leva, sia trasmettendo il moto sequenziale una leva o delle palette sul volante o diciamo una specie di leva sotto il volante, spesso sul camion, in cui sono io stesso come conducente che decido quando cambiare la marcia, non lo lascio fare la centralina, io tiro e decido io quando cambiare la marcia. Se usato in questo modo si può chiamare cambio semiautomatico, sì, il cambio è praticamente automatico, però lo uso io, decido io quando cambiare marcia e quindi viene definito semiautomatico quando questo cambio permette questo. Quindi tutti i robotizzati permettono questa funzione. Gli automatici non tutti, i vecchi tipi no, attualmente anche gli automatici idraulici permettono questa funzione. Quindi usato in automatico si definisce automatico, usato in manuale, sempre automatico usato in manuale si definisce semiautomatico. Queste sono due definizioni tra l'automatico e il semiautomatico. Poi se vogliamo prendere il semiautomatico c'è anche un'altra tipologia di semiautomatico, che è quello che diciamo circa 30 anni fa era stato il primo a essere introdotto sui camion, che ha l'uso della frizione, però il cambio di marcia è fatto manualmente con una leva in sequenziale. Questo tipo di cambio è stato praticamente il primo introdotto dalla Mercedes
con le EPS della Mercedes, no? Era un cambio appunto con frizione, però con un cambio sequenziale. Questo è anche un cambio semiautomatico, ormai non si usa più questo tipo. Esiste un altro sistema però che si può chiamare semiautomatico, che non viene usato sui camion, ma apparentemente ha un uso sugli autobus. Sia ha la frizione, ha la leva del cambio normale, si va ad effettuare il cambio di marcia normale come su tutti i mezzi, praticamente con cambio manuale, ma praticamente il collegamento tra la leva e il cambio non è fatto con dei cavi o con un leveraggio come succede sulle auto sui cambi manuali, ma è trasmesso tramite un impulso che la centralina trasmette, e con degli attuatori va a cambiare la marcia. Perché viene usato parecchio sui pullman? Perché gli auto hanno sempre avuto un problema di collegamento da quando negli anni 70 è stato creato il motore posteriore. Hanno sempre avuto un problema di collegamento tra la leva del cambio e il cambio stesso per la lontananza del mezzo, quindi essendo davanti praticamente il conducente, il motore posteriore, il leveraggio è molto lungo, e ha sempre avuto problemi in questa cosa. Quindi introducendo questo sistema elettronico di gestione, sia di gestione tra la leva e il cambio, si è sopperito a tutti questi leveraggi. Sì, a questo tipo si può essere definito un semiautomatico, c'è la frizione, però la trasmissione per cambiare la marcia non è direttamente trasmessa, ma è trasmessa dall'elettronica. Ma anche questa tipologia può rientrare nel semiautomatico. Ripeto, è quasi esclusivamente usato sugli autobus, che ormai hanno tutti in automatico, anche gli autobus da turismo, addirittura gli urbani, abbiamo detto prima, sono gli automatici idraulici. In pullman, gli autobus urbani o diciamo di noleggio, gli autobus pesanti, hanno tutti un robotizzato. Quelli che invece preferiscono avere la frizione col cambio manuale, diciamo, con questo sistema, sono gli autobus che si usano apparentemente su linee urbane, su percorsi di montagna, dove è preferibile avere la frizione, usare un cambio con frizione. Per tante cose è preferibile, adesso non metto nei dettagli il perché, ma è così. Il cambio robotizzato tante volte su percorsi misti ha un po' di difficoltà, e allora viene usata la frizione. Usando però la frizione con questo sistema, questo può essere definito un semi automatico.